entriamo nel terzo e ultimo capitolo della nostra storia, che è quello degli ultimi disperati tentativi di salvare Moro che si infrangono sul muro del 9 maggio, il giorno in cui Moro viene ucciso e fatto ritrovare in via Caetani. L'ultimatum delle BR accelera la trattativa per salvare la vita di Moro. Si muovono l'ONU, Amnesty International, il leader dell'OLP Arafat. Il 18 aprile il segretario socialista Bettino Craxi riceve dalla direzione del partito il mandato di esplorare ogni possibilità per la liberazione dell'ostaggio. Ciò che si può fare o agevolare ai fini della liberazione di Aldo Moro deve essere fatto o agevolato. Per parte nostra non è accettato una sorta di immobilismo pregiudiziale ed assoluto, genericamente motivato, che porta ad escludere persino la ricerca di ogni ragionevole e legittima possibilità. Tra gli estremi del cedimento al ricatto e del rifiuto pregiudiziale possono esistere altre vie che in diverse forme diversi stati democratici non hanno esitato ad esplorare. La via indicata da Craxi, riassunta nell'espressione misura per misura, prevede la concessione della grazia come atto unilaterale dello Stato ad un terrorista detenuto che si trovi in precarie condizioni di salute e non si sia macchiato di reati di sangue. Noi avevamo una riunione di più di 5 ore con la Democrazia Cristiana. Al termine di questa riunione avevamo l'impressione che la Democrazia Cristiana si orientasse a convenire che un atto di clemenza non sarebbe stato uno strappo insopportabile, non sarebbe stato un cedimento di fronte alla impossibilità di trovare altre vie, forse era l'unica via che rimaneva a disposizione. Ricordo con precisione quel giorno, era una domenica, quando pronunziai alla presenza di Vassalli e dell'ex avvocato dello Stato Manzari la frase: ho l'anima pronta e la penna a disposizione, per dire io sono pronto a qualsiasi grazia purché mi sia proposta. Ma sulla scrivania del capo dello Stato non arriva alcuna proposta. Negli stessi giorni anche il Vaticano prova a stabilire un contatto con i sequestratori. Paolo VI è in ansia per la sorte di Moro, amico di vecchia data del pontefice. 21 aprile. In una lettera indirizzata agli uomini delle Brigate Rosse, Paolo VI supplica di liberare l'onorevole Aldo Moro, semplicemente, senza condizioni. Intanto però si tenta la strada del pagamento di un riscatto, circa 10 miliardi di lire in cambio del rilascio dell'ostaggio. Estremo tentativo, che come gli altri risulta vano. È la mattina del 9 maggio, in via Caetani. Andiamo con ordine.